Ehi, capo. Sono venuto appena ho avuto il messaggio. Siediti, Tom. C'è una tarpa. No. Chi? Sono rimasto sveglio tutta la notte per cercare di capirlo. Potrebbe essere uno dei nostri picciotti che non si sente pagato abbastanza. Qualcuno con le tasche leggere, che magari spera di rimettersi in sesto con Morello. Frank non c'era, ho cercato i libri contabili nella cassaforte per provare a capire chi potrebbe essere. Cosa ha scoperto? Che i libri sono spariti. Frank. Lo conosco da 50 anni. Tutto ciò che ho lo devo anche a Frank. Ogni dollaro guadagnato, ogni centesimo speso è documentato in quei libri. Se Frank li porta ai federali, siamo fregati. Se c'è qualcuno in città che ha il rispetto di Frank, quello è lei. Deve essere tutto un grosso malinteso. L'ho chiamato parecchie volte. Sono andato a casa sua. È sparito, insieme alla moglie e alla figlia. Ma perché? Non lo so. Di sicuro avrà i suoi motivi. Magari è ancora per la storia del cane. Che lei ha cercato di annegare. Sì. Quello a cui ho sparato dopo che me lo ha impedito. Ero uno stupido ragazzino, Tommy. Ma quello che importa è che ci riprendiamo quei libri. Spremi tutti gli informatori. Scopri cosa sanno. Quando avrai trovato Frank, avrai trovato i libri. Se per caso non dovessi averli, ti farei dire dove sono. A quel punto, farai quello che devi. Vincenzo ti aspetta con un'auto pulita. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mafia Definition Definitive Edition. Ok, Don, perfetto. Allora, nello scorso episodio, mamma mia, cosa non è successo? Mi raccomando, guardatelo, lo metto qua sopra nelle schede, perché Sam l'ha scampata veramente bella, ma anche noi. E abbiamo dichiarato il nostro amore a Sara, quindi le abbiamo chiesto di sposarci. Suppongo 1993, eravamo nel 1933. Ora, eravamo nel 1932, siamo già sposati, suppongo anche con la bambina a questo punto. Ora andiamo da Vinny, sentiamo un po' che cosa c'ha da dire. Dobbiamo essere discreti, Tom. Inizia con Biff. Ma non digli nulla. Ti ho procurato un'auto pulita. Ed ecco qualcosa di speciale, se ti interessa. Che cos'è? Pistola a doppia canna? Già la lupara, capirà. È la tradizione. È la tradizione. Ok, perfetto. Allora, qui posso entrare? No, ci deve essere un collezionabile qua. Ora io francamente prima di andare da qualsiasi altra parte voglio il collezionabile. Eccolo qua, ed è Detective. Molto bene, molto bene. Allora ragazzi, mi raccomando. Allora, vi sto un pochino rompendo, lo so, le scatole su questa cosa qua, perché sei salito su, Tommy. Mettete un orologio, perché sappiate che dopo aver finito Mafia Definition Edition andrò avanti anche con Assassin's Creed 2. Ma vi ricordo che il 10 di novembre
iniziamo, forse anche qualche cosina prima se riusciamo. Inizieremo Assassin's Creed Valhalla. In blind è una cosa totalmente a caso, farò un let's play a caso dove non so, perché il gioco, ecco, uscirà, e io farò, non dico subito la live, però sì, cercherò di registrare qualche episodio e naturalmente, non sapendo niente, non voglio comprare niente, cercherò un pochino di andare avanti solo nelle missioni principali, magari anche qualche missione secondaria, magari farò degli episodi extra ora, vedremo. Comunque, concentriamoci su ora Mafia Definition Edition definitive o definition definito definitive mafia, appunto. Allora, Tommy dovrà un po' torchiare i membri della famiglia per riuscire a capire dove è andato Frankie. Tommy, che mi racconti? Ti racconto cose brutte, caro mio. Vai al bancone, noi ci siamo. Hai sentito qualcosa di recente? Qualcosa che interessi il Don? Beh, dipende. Quanto può valere? $20. Facciamo 40? Ok, spara. L'FBI è in città. Sono andati da Morello, ma non so per quale motivo. Come lo sai? Little Tony ha riaccompagnato a casa un tipo che ha fatto ubriacare al Black Cat. Parla con lui, ne sa di più. Ok, grazie. Ok, quindi dobbiamo andare a trovare questo famoso Little Tony. Ora io direi un po' di velocizzare il tutto, perché incominciano ad essere un po' missioni lunghette. Allora, mi scrivete anche qui sotto nei commenti se c'è la possibilità di fare qualche cosa di extra, perché qui oltre al cioè alla raccolta dei vari collezionabili non c'è niente da fare. A me mi dispiace tantissimo, cioè Mafia 2 e Mafia 3 era concentrata soprattutto sul controllo della città, che io mi ricordi bene, e quindi pensavo di andare tipo, non so, io ho questa idea del videogioco da gangster tipo come se fosse il padrino Don di Ishon, ora non mi ricordo come si chiama, quello che era per il PlayStation 3, e addirittura, cioè, te dovevi andare nelle varie zone della città e dovevi avere il tuo racket, ampliarla il più possibile, te eri un tizio dei Corleone e dovevi ampliare il racket della famiglia fino ad arrivare a diventare il Don della città. E non lo so, qui per ora va bene, missioni principali, ok, tutto perfetto, però di missioni secondarie non ce ne sono, cioè, mi sta venendo un po' il dubbio che ci siano queste cose. Boh. Allora, va tutto bene, Tom? Non volevo fare questo, volevo, no, parlare con te, Little Tony. Direi di no. Cos'è questa storia che hai riportato a casa uno che sta coi federali? È venuto a bere e ha un po' alzato il gomito, ma ha assunto degli uomini a protezione di una specie di nascondiglio. Dove? All'angolo tra Oak Hill e Pine. Mi ha dato $10 per portarlo lì e tenere la bocca chiusa. Mi ha detto che l'assessore Ghillotti ha negoziato un accordo tra Morello e l'FBI. Penso che stessero aspettando qualcuno lì dentro. Perché diavolo non ce l'hai detto? L'ho fatto, Tom. Sono andato subito da Frank. Non l'ha detto al Don? No, no, non l'ha fatto. Tom, che succede? Lo vorremmo sapere francamente anche noi. Allora, qui c'è un altro collezionabile, ottimo. Terror Alias, non si sa. Ok, perfetto. Quindi dobbiamo andare al rifugio. Facciamo inversione a U, sperando che non ci venga nessuna macchina addosso. Vedete, cioè, bellino, mi piace tantissimo questa
questa nuova grafica proprio mi ricorda anche il fatto della versione del Padrino, cioè me l'aspettavo, anche perché è un po' un agglomerato anche fra il Padrino, Pulp Fiction, poi che cosa c'era, Bravi Ragazzi, tutto un mix, questo Mafia, che però, cioè, senza missioni secondarie, va bene, guidi per la città, fai le missioni principali, poi basta. Sembra strano, va bene per PlayStation 2, era per PlayStation 2, era un copia e incolla del gioco, è un copia e incolla del gioco, rifatto, eccetera, però cioè, non che mi stia deludendo, per carità, però preferivo, boh, non so, forse qualche missione secondaria, però ripeto, non avendo mai giocato a Mafia 1, avendo solo fatto Mafia 2 e Mafia 3, avendoci missioni un po' secondarie, allora lì dico, ma perché qui non ci sono? E quindi niente, vabbè, così andiamo avanti. Ora scusatemi, cerco un po' di far passare questi minuti di guida stupidi e assurdi, anche se mi sa che è abbastanza lontano sto... Ok, no, da ora è vicino. Però ecco, dire un po' questa cosa. Mi sembra strano, non ci siano missioni secondarie da fare, anche perché molti trofei che ho visto per prenderli sembra ci vogliano un po' di scorrazzamento per la città, quindi missioni secondarie o quest, o magari anche delle faccende tipo vai di qui però prima vai di là, fai di sotto, boh, non lo so. Il posto è questo. Frankie. Portami da quei libri contabili, Frank. No, qui è veramente peccato, ragazzi, perché insomma lui era quello che ci aveva detto del, cioè nello scorso episodio, se vi ricordate, che noi potremmo essere i nuovi padrini, i nuovi don della città, quindi cioè, ci fa un po' male questa cosa, e penso anche al don, spostando. Però vabbè, purtroppo è così. Allora, dove stanno andando? Noi dobbiamo mantenere la distanza, se no naturalmente ci riconoscano. Io prenderei il limitatore di velocità, così almeno da riuscire tenerli dietro. Ultime notizie. Ok, l'indicatore è che noi dobbiamo stare dietro, non dobbiamo andarli più. Se ti incontri con qualcuno di tanto lontano. Osho.
portano all'aeroporto, Frank. L'aeroporto? E dov'è l'aeroporto? Aspetta un po'. Ah, e beh, è qui, è l'unica strada, anche se qui ci sono altre cose. Lago Fear. Boh, no, penso non lo portino al lago. Qui che c'è? La polizia ha fermato qualcuno. Leviamo il limitatore, va, è meglio. A parte il fatto che più di così tanto non si va. Osho, osho. Ai 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 ai. Ok, mi sa che sono andati all'aeroporto. Cristo, forse vogliono farlo uscire dallo stato. Cazzo, non ci voleva. Addirittura la scorta armata. Ok ragazzi, qui dobbiamo entrare quatti quatti come gatti, senza farci beccare dalla pula. Allora, lì ce ne sono due. Ma noi possiamo passare di dietro. Quello non so se è qualcuno che ci può rompere le scatole. Ok, ok, lì c'è. Questo deve essere tipo un cameriere. Ottimo, ho lasciato la porta aperta. Noi perché non passiamo di qua? Zazzazzam. Siamo tutti la stessa cosa, ma non mi entusiasma di trattare con questo. Qui che c'è? Allora, consegna informatori, 12, chiudiamo l'aeroporto, informazione FBI, riceverai i libri contabili dopo la consegna dell'informatore. Gentaglia, ho sentito dire che l'FBI sta consegnando un tizio che deve... Ok, ottimo, ottimo, bene ragazzi, bene, bene, bene. Dirigere il traffico. Ok. Dove cavolo posso andare io? Oh. Fermo! Scendi da... Ricordo l'ultima volta che c'è stata un po' d'azione. Allora, qui c'è un monte di gente. Vediamo se riusciamo a farla lessa. Eccoci, vaffancuppia. Eh sì, col cavolo. Corri Tom. E ciao ragazzi. Nulla, morti. Ok ragazzi, allora ripartiamo da qua, vediamo un attimino che cosa possiamo fare. Lì ci sono delle guardie e anche lì un'altra. Non posso nemmeno cambiare, cioè c'ho solo sta pistola del cacchio? Che palla. Allora, vediamo se possiamo andare di soppiatto. Lì lui però ci vede. Dietro, bravo. Dove posso andare? Oh oh.
Vediamo un attimo, Vorrei fare tutto di soppiatto. Bello. Ok, buoni. Oh, bello, 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 bello. Fuciletto. Ottimo. Ora vediamo. Posso vedere dove devo andare? Ok, io sono qui, devo andare quindi qua. Quindi devo passare di qua. Qui ci sono delle guardie. Ci sono parecchi uomini. Qui invece ce ne sono solo due. Riuscissi a ucciderli? No, fermo. No, 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 no. Ecco, addio. È andata. Ok, ottimo, ottimo, ottimo. Posso prendere il Thompson? Ottimo. No, 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 no. Vaffanpiglia, mi doveva fare. Maledizione. Sì, ciao. Ok. Allora, riproviamo ancora. Ok, ragazzi, allora, riproviamo. Vedo che laggiù c'è un... c'è la possibilità di entrare da quel magazzino là e fare il giro. Oltretutto, qui c'è una casa di Molotov. Boh. Quasi quasi. Allora, se non mi riescono a vedere loro, anche perché dentro ce n'è un monte di gente. Sì, ciao. Bombe direttamente. Bellissimo, granate, ottimo. Perfetto. Allora, questo ci fa molto. Oi. Chi è stato? Sono stato io. Allora, informatori e documenti fiscali. Anche Al Capone l'hanno preso così. Ed è così che Ennio Salieri marcerà in prigione. Gran bella giornata, amico mio. Quando tutto sarà finito, la città sarà nostra. Orca, lui c'ha un fucile, bene stare attenti. Allora, lui è andato via. Dato che c'è qui un collezionabile, io lo vorrei. L'unica cosa è che non so se è dentro o fuori. No, penso sia fuori. Perché in questa porta non posso entrare. Ora, naturalmente, e mi scopriranno. No, è di qua. Maledizione. È dentro di qua, non posso entrare. No! Che palle. Allora, rientriamo. E riusciamo dall'altra parte. Almeno faccio fuori il tizio. No, quello lì lo lascio fare. Faccio fuori il tizio con il fucile e mi prendo il fucile, se ci riesco. E poi mi vado a prendere il collezionabile, perché voglio il collezionabile a tutti i costi. Ottimo. Ora, ancora giù. Ok. Lì ce n'è un altro. Però prima collezionabile. Ok. Ok, eccolo lì, perfetto. Che cos'è? Una... proprio lui. Frank Colletti, ottimo. Ora... sarà finito, la città sarà nostra. Io posso andare di qua, sì, forse è meglio andare di qua e far fuori lui, anche perché ci dà un po' di munizioni. No, niente munizioni. Ah, no, dovevo... Ok, lui non mi vede, lui se n'è andato, ottimo. Non voglio correre, ragazzi, perché tanto so che mi scoprono e mi fanno il culo a strisce, il sedere a strisce. Ora, vediamo, ok. Tom, Frank, mi ha mandato il donno. L'avevo immaginato. Mi dispiace che tocchi a te, Tommy. Vuoi che gli dica qualcosa? Avrei preferito gestirla meglio, ma Morello mi ha preso di mira. Va tutto bene, potete uscire. Morello ha voluto farmi una proposta. I libri contabili del Don in cambio dei biglietti per sparire da qui. Gli hai già consegnato i libri? Non sono stupido, Tom.
sono al sicuro. Morello ha bisogno di questa. La chiave di una cassetta alla Grand Imperial Bank in centro. Ho detto che l'avrei consegnata quando l'aereo sarebbe stato pronto al decollo. I suoi dovevano prenderla prima della mia partenza. Ho già pensato a loro. Falle salire sull'aereo. Forza, March, Alice. Salite a bordo. Frank, tu vieni con noi. Non adesso, cara. Forza, salite. Io e Tommy dobbiamo discutere di cose importanti. Ma Frank... Sali sull'aereo, March! Per Alice. Per me. Sali su quel dannato aereo, ti prego. Ti hanno già pagato? Sì. Ora hai incassato il doppio. Porta le donne ovunque vogliano andare. Sì, signore. Grazie, Tom. Cristo, Frank. Perché non ci hai chiesto aiuto? Volevo solo venirne fuori. In un modo o nell'altro. Sono stanco, Tommy. Stanco di mentire a mia moglie, di controllare sotto l'automobile ogni volta che facciamo una gita. Sono stanco di aspettare che il Don mi pianti una pallottola in fronte. Ok, quindi Tom ha risparmiato Frank. Vabbè, aveva le sue ragioni, giustamente. Andiamo a questo punto in banca a prendere questi famosi libri contabili. Allora. Buon pomeriggio. Dove sono le cassette di sicurezza? Di sotto con il mio collega, signore. Grazie. Ok, ragazzi, molto bene. Quindi veloce, 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 veloce. Collega? Dove sei, collega? Allora, strano. Sì, bella giornata. Strano che qui non ci sia qualche collezionabile. Di solito... beccato. No, dov'è? Mio. Gangster. Devo accedere alle cassette di sicurezza. Mi manda Frank Colletti. Oh, certo, signor Angelo? Esatto. Il signor Colletti ha detto che sarebbe venuto e di accompagnarla. Prego, mi segua. Ah, quindi Frank sapeva di già che venivamo noi. Che fosse tutta una cosa premeditata? Attenzione ragazzi, attenzione. Bello fare un let's play dove non sai cosa può succedere. Naturalmente si scatenerà l'inferno su di sopra. E è questo. Ho preso i libri e cancellato le tracce. Salieri non ha fatto alcuna domanda. Difatti, dopo i funerali, non ho mai più sentito parlare di Frank. Ok.
Oh, attenzione, c'è anche Morello. No, si chiama Morello. Stai innervosendo i ragazzi, Marco. Io e Sergio siamo qui per farvi le condoglianze. Morello. Conosciamo Frank da molto. Praticamente quanto te. Un bravo uomo. Sveglio. Fedele. Fedele alla moglie. E alla figlia ancora di più. È una cosa molto onorevole, Ennio. Può darsi. Ma sto fissando una lapide con il nome della piccirita. Sì. È una tragedia. Ok, perfetto, abbiamo completato il capitolo, addirittura abbiamo ottenuto il trofeo La Talpa Omertà. Ora, quindi, ci sarà il prossimo episodio. Vi lascio per ora qui, vi ricordo come sempre un commento, un bel pollicione per supportare il canale. E mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessun episodio di Mafia Definitive Edition. Vi saluto e al prossimo episodio. Ciao ciao!